gita cremonese, sì, e all'interno di un programma più vasto delle sue visite agli Atenei Lombardi. Sì, questa idea nasce ovviamente dalla volontà di conoscere personalmente, direttamente, il grande sistema universitario lombardo, un sistema di cui dobbiamo essere, come cittadini lombardi, orgogliosi, come istituzione ancora di più. È un sistema universitario straordinario. Chi vive e cresce in Lombardia probabilmente fino in fondo non se ne rende conto di quanto siamo fortunati e di quanto dobbiamo essere riconoscenti rispetto a quello che dal dopoguerra è stato fatto fino ad oggi sul sistema universitario. Se ne rendono conto il 33% di studenti che arrivano da fuori regione, l'8% che arrivano dall'estero, in quello che trovano qui. E la volontà di andare da un lato a ringraziare, dall'altro approfondire alcuni temi specifici delle varie università lombarde è anche l'occasione per rendere omaggio a quel sistema universitario che è stato anche in grado di diffondersi su tutto il territorio regionale. Cioè la Lombardia che vedo io è una Lombardia dei territori in cui ha evidentemente Milano la sua centralità, ma è evidente a tutti come la possibilità di stimolare, favorire e ringraziare chi ha deciso di investire sulle province con le loro peculiarità, con la loro storia, con le loro tradizioni, con le loro dinamiche anche da un punto di vista economico e sociale, ha secondo me un doppio applauso. Perché è più complicato. Cremona sta investendo pesantemente e fortemente sull'università. Qui è in un ex convento, è diventato sede della Cattolica, a fianco c'è un'altra caserma che diventerà sede del Politecnico. Cosa farà, cosa pensa di fare Regione per sostenere queste scommesse reali e concrete adesso la Cattolica, a brevissimo l'espansione del Politecnico nel campus qui a fianco? Beh, l'interesse della regione, almeno la mia visione della regione in particolare rispetto al sistema universitario, è proprio quello di cercare di aiutare e stimolare la diffusione, peraltro di altissimo livello, ovunque sia, delle università lombarde sui territori. Questo è un esempio concreto che si sta sviluppando, che è stato fatto un intervento importante in cui ovviamente abbiamo aiutato e contribuito, lo stesso faremo sul futuro. Proprio poco fa stavo, come dire, dialogando un pochino rispetto ad alcune risorse che il FES ci mette a disposizione, quindi risorse europee, e siccome siamo nella fase di fine del PNR, in cui le università hanno ovviamente sulla parte di innovazione, sulla parte di ammodernamento dei laboratori, della tecnologia, dato un grande contributo, oggi abbiamo necessità di agganciare la fine al PNR con qualche misura che possa far continuare l'università in quella direzione. E proprio settimana scorsa abbiamo fatto un incontro con tutti i rettori dell'università lombarde per cercare di capire sul triennio 25-26-27 quale misura poter mettere a disposizione, sulla quale calibreremo un po' anche le risorse che vogliamo dedicare al sistema dell'università, e che devono avere due caratteristiche. La prima ovviamente è quella di continuare ad essere sempre più moderni e al passo con i tempi rispetto ai laboratori e ai centri di ricerca. E dall'altro il collegamento, che funziona già benissimo, con il mercato del lavoro. Quindi questi investimenti che noi andiamo a fare avremo necessità che siano utilizzati, che siano in qualche modo messi a confronto, che siano in qualche modo messi in rete con il sistema economico territoriale. Ci sono già dei fondi stanziati? Ci sono dei fondi, ammontano? Allora, ci sono dei fondi che abbiamo trovato, nel senso che all'interno della programmazione europea che ovviamente si svilupperà sui prossimi 6 anni, ho deciso di prendere una parte di questi fondi e destinarli al sistema universitario. Ultima cosa, l'impressione che ha avuto? Bellissimo, no? Bellissimo, la sede è pazzesca, io non ho mai stato, ma è anche, come dire, un piacere rispetto a vedere cosa è stato realizzato. Questo è un recupero straordinario e anche quella ha la sua importanza, vuol dire che il territorio crede nel momento in cui investe in una riqualificazione di questo tipo, vuol dire che guarda al futuro rispetto, come dire, al percorso di formazione. Quindi anche il segnale che si ha entrando qui è un segnale di volontà di continuare a mantenere una presenza e incrementare la presenza universitaria nella provincia di Cremona. Grazie. Le presenze degli assessori regionali sono anche un'occasione per chiedere qualcosa, per chiedere un appoggio della regione. Quali i vostri desiderata? Noi abbiamo già una serie di progetti finanziati con Regione Lombardia, soprattutto nell'interazione tra imprese e università, centri di ricerca. Questo è molto importante perché è sempre più necessario un trasferimento della ricerca. La ricerca sta evolvendo
con una rapidità che non si è mai vista prima. Sempre più abbiamo nuove tecnologie, abbiamo nuovi sistemi, pensiamo all'intelligenza artificiale che oggi si applica a tutte le aree. Io vengo dall'area alimentare, l'intelligenza artificiale è uno strumento che può essere applicato. Perché questo passaggio di informazioni, di competenze dai centri di ricerca alle imprese, quindi alla società, avvenga, è fondamentale il ruolo dei decisori politici e delle istituzioni. AgriFood, le prospettive, oggi presentate anche questa importante... Allora, noi siamo molto attivi nell'area AgriFood, è una delle aree che ha caratterizzato fin dall'inizio il campus di Piacenza, pensiamo alla scuola per l'alta di economia agroalimentare, tutta l'area di formazione a livello nazionale e internazionale, perché abbiamo corsi sia in italiano che in inglese che attirano un grosso numero di studenti, quindi noi da sempre lavoriamo in questo settore, è uno dei punti centrali dell'economia italiana, come sappiamo, la produzione primaria e la trasformazione degli alimenti, quindi presenteremo le nostre attività che vengono svolte anche nell'ambito dei progetti PNRR, quindi questo è un, noi siamo coinvolti in 5 progetti PNRR, che vanno dai centri di eccellenza, i partenariati estesi e gli ecosistemi dell'innovazione. Grazie.